Ragazzi, ho visto che sabato c'è una festa. Che ne dite di andare tutti quanti insieme? Sì, magari io e Franci potremmo andare insieme, no? Che dici? Io e te? Certo. No, io e te sì. Vabbè, comunque prima di andare alla festa magari potremmo vestirci tutti quanti uguali. Magari tutti di rosso e poi andiamo. No, io e Franci ci vestiamo di giallo, vero? Io e te di giallo? Sì. Ma perché io e te di giallo? No. Poi vediamo. Vabbè, e poi volevo dirvi anche che magari possiamo andare a mangiarci tutti quanti in una pizza. Va bene, Franci, la mangiamo io e te insieme la pizza? Robby, ma secondo te perché l'ha seguito? Ci sarà qualcosa? Ah, sì, grande. Robby, ma mi stai ascoltando o mi stai ignorando? Robby, ma si può sapere perché mi stai ignorando? A cosa stai giocando? Dani, non lo vedi che sto giocando al nuovo Honkai Star Rail dai creatori di Genshin Impact? Esatto, è appena uscito ed è troppo divertente. Ma è davvero così bello? Dani, è un RPG fantasy ambientato nello spazio in cui tu puoi creare il tuo personaggio super figo in uno stile totalmente anime e poi puoi andare all'avventura viaggiando tra tantissimi mondi fantasy unici. Wow, ma è bellissimo! Ma Robby, è vero che si può giocare gratis sia da cellulare che da PC? Esatto Dani, è un free to play ed è un gioco strategico con un epico sistema di combattimenti a turni. E c'è di più, perché la storia si basa sul salvare l'intero universo e scoprire se stessi. Come posso fare per scaricarlo? Semplice Dani, scannerizzando questo QR oppure cliccando sul link in descrizione o nel primo commento pinnato. Scaricatelo anche voi e iniziate la vostra avventura su Honkai Star Rail contro il destino. Ecco Robby, l'ho scaricato! Ah sì, e se usate questo codice qui otterrete anche 50 jade stellari bonus iniziali. Non riesco a capire come farla innamorare di me. Ehi Franci! Ehi, ciao, come stai? Sto bene. Che vuoi? Quindi la pizza la andiamo a prendere insieme? Io e te da soli? Sì. Non lo so, preferisco andare con Dani. Dani, sempre Dani hai sulla bocca. Cosa ne pensi di lei allora? Dani, sai che lei è la mia ex ragazza e devo farti una piccola confessione. In realtà io sono ancora innamorato di lei. Lei è la ragazza perfetta, è bellissima, solare, divertente, è fantastica. Sì, ok, è una bella ragazza, ma cosa ti piace di lei in realtà? Devo cercare di capire perché Franci e Jasmine sono andati di lì da soli senza dire niente. Ma devo fare molto silenzio perché non mi devono scoprire. Sì, stanno proprio lì. Cosa mi piace? Mi piacciono gli occhi grandi, i capelli castani e lunghi, il sorriso. Non ci credo. Franci si sta innamorando di Jasmine. Devo andarlo a dire a Robby. Ok, è vero quello che hai detto, Dani è una bella ragazza, ma gli occhi grandi ce l'ho anch'io, i capelli lunghi e castani, eccoli. Sì, hai ragione, ma tu non sei Dani. Cioè, Dani è la ragazza perfetta. Io in una ragazza cerco anche altro. E anche altro? Devo inventarmi assolutamente qualcosa. Robby, non puoi capire quello che ho sentito. Dimmi. Però ha fatto la cacca. No, una cosa ancora più importante che non ti immagini. Ha fatto una mega cacca gigante che è uscita fuori dal WC. Oh no. Robby, sto parlando seriamente. Franci si è appena dichiarato con Jasmine. Cosa? Sì, si sta innamorando di Jasmine. Hai capito? Si sta innamorando di Jasmine. Sì. Jasmine, ciao! Ehi, scusa Dani, potresti venire un attimo che ti devo parlare? Strano che Jasmine mi voglia parlare, solitamente lo chiedeva sempre a Robby. Certo, vengo subito!
ti volevo spiegare una cosa un po' complicata. Dimmi pure. Una mia amica piace un ragazzo. Però non sa se questo ragazzo corrisponde, perché gli fa capire sì, mi piace, però non lo voglio far vedere. Sì. Jasmine, bloccati, ho già capito tutto. Ti piace Franci, vero? A me? Sì, proprio a te, l'ho capito. Siamo amiche, non devi nascondermelo. Ma come hai fatto a capirlo? Beh, io l'ho capito fin da subito. E poi, sai cosa devo dirti anche? Che secondo me anche tu piaci a Franci. Davvero? Sì. Sì, però prima ci ho parlato e ha detto che lui è una ragazza e cerca anche altro. Vabbè, magari ancora non ti conosce fino in fondo, quindi potrebbe scoprire dei lati che gli piacciono di te. Non ti preoccupare. Tu ti sei fidanzata con Robby, quindi non è che mi potresti dare qualche consiglio? Certo che ti posso aiutare. Tranquilla, ci penserò. Dani, andiamo. Ma, Fra? Che stai facendo? Sto affilando la spada. Stai affilando la spada? Sì, sì, vedi, vedi, guarda, guarda, guarda. Ma è una spada di gomma piuma, non è una vera spada. Vabbè, la gomma bisogna comunque affilarla, sai. Parliamo di cose più importanti. Di cosa? Tu, da quando sei in questa casa, hai combinato un sacco di problemi. E adesso ho visto Jasmine molto strana dopo che ti ha parlato. Mi sai dire perché? Prima sì, ho parlato con lei e mi ha detto una cosa. Che cosa ti ha detto? Che si sta innamorando di me. Non volevo dirtelo, ma me l'ha detto lei. Allora, prima mi vuoi togliere Dani, ora mi vuoi togliere anche Jasmine. Perché? Come fai? Io non ho fatto niente. Sai com'è? Il mio fascino. Sì, sì, il tuo fascino. Piuttosto, che ti ha detto realmente Jasmine? Che mi ha detto che io le piaccio e che lei ha tutte le caratteristiche di Dani. Ma sai com'è Dani? Dani è fantastica, con quei suoi occhi. Non lo fare vicino a me! Lo sai che... Sì, lo so, Dani è fantastica, però io ho un'amicizia molto speciale con Jasmine e se adesso lei è innamorata di te, questo è un vero problema, ma tu non vuoi metterti con Jasmine, vero? Assolutamente no, perché tu lo sai, io voglio Dani. Non lo devi dire davanti a me! Non è che vuoi, Dani è più forte di me! Il cuore quando la guardo mi batte. Ok, almeno adesso sono convinto di una cosa. Jasmine è innamorata di Fra, ma almeno Fra non vuole Jasmine, quindi non ci sono problemi. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Ferdinando L. Ciao Ferdinando. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Ok, è tutto perfetto. Devi sapere che ai ragazzi piacciono le ragazze intelligenti e tu sarai una di quelle. Ok, ok. Quindi mi raccomando, dimostra che sai tantissime cose. Ce la posso fare, ce la posso fare. No, no, Jasmine, devi parlare da vera intelligente. Allora, tipo così da adulto. Sì, esatto, okay. È perfetto. Ora vai e mi raccomando, buona fortuna. Ciao, Dani. Ciao. Io adoro l'amore e se anche voi adorate l'amore come Dani, iscrivetevi al canale. Sono proprio curiosa di vedere cosa succederà. Vedi? Faccio così, fa... Bleh. Ma è una faccia. Sì, è una faccia. Bleh. Ciao ragazzi. Oh? Jasmine? Secondo i miei calcoli, radice quadrata per 2 alla seconda, per 3000 alla seconda, tu dovevi essere sul divano e non lì. Deve essere sul divano, l'ha detto lei, ha un'aria molto intelligente secondo me. Infatti, ma sono sulla sedia. Cosa ci fai ancora lì? Devi essere sul divano. E tu perché sei qui? Non sei nei miei calcoli. Non sono nei tuoi calcoli? Ma cosa sei, un insegnante? No, sono intelligente rispetto a te. Ah, scusa, non l'avevo capito, tu sei Jasmine e sei un sacco intelligente, lo sai? Io dico sempre che sei intelligente. No, non c'è. Ok, ok, quindi dove dovrei essere? Nel tuo cuore, per esempio? Ciao! Ciao! Intelligente, ma strana, devo dire. Sai,
Ho preso un sacco di 10 io. Sono molto intelligente. Sì, ma Dani ha preso anche tante lodi. Anch'io. Non vuol dire niente che se l'ha prese Dani non le può prendere chiunque. Stamattina ho letto un libro. Anzi, ne ho scritto uno. No. 5 ne ho scritti. E Dani li avrebbe fatto, no? 5 libri? Sì, 5 libri. Ma com'erano questi libri? Sicuramente bellissimi. Bellissimi come Dani. Sono più belli di Dani, non mi limito a quello. Ah no? E a cosa ti limiti? A qualcosa di più bello, di certo. Tipo? Il ragno e la formica, molto bello. Il ragno e la formica? Ma è un nome di un libro. Sì, è molto bello, ti consiglio di leggerlo. Ed è intelligente. Sì, molto. Di cosa parla? Il ragno e la formica. Del ragno e della formica, di che vuoi che parli? Ah, tu non sei proprio intelligente. Ah, così non va bene. Ed ora cosa ho fatto? Uffa, non ha funzionato, basta. Come non ha funzionato? No. Ma no, non ci posso credere. Pensavo che andasse tutto per il meglio, invece no. Vabbè, non ti preoccupare, troverò un'altra soluzione. Spero che vada bene almeno. Sì, tranquilla. Ah, hai visto quanto è intelligente Jasmine? Io adoro le ragazze intelligenti. Intelligente? In realtà a me faceva un po' paura. Non l'hai vista tutta così frenetica? Intelligente di qua, la formica di là, il ragno di qui. Ah, sì, ma devi capirlo, le persone intelligenti a volte sono un po' strane. Effettivamente. Ma adesso che sta succedendo? I ragazzi adorano le ragazze sportive. Questo funzionerà sicuramente. Ma ho appena finito l'allenamento. L'allenamento? Giochi a padel? Sì. Da quanto è così sportiva? Non lo so. Da sempre. Non me lo immaginavo fossi così sportiva per Jasmine. Lo so, guardate quanto sono brava. È vero, sei bravissima. E fai anche altri sport oltre padel? Beh, ovviamente io sono multitasking, riesco a fare molti sport. Wow, io adoro le ragazze che fanno un sacco di sport. Sì, tu le adori? Sì, a me piacciono, però questo outfit un po' non è il top. Poi, ma sentite anche voi questa puzza. Appena finito l'allenamento, però è l'odore di una ragazza sportiva. Dani è sempre profumata. Sì, ma ho appena finito l'allenamento e poi non è chissà quanto puzzo. E sai giocare anche a calcio? Sì. E fai tanti gol? Ovviamente. Ho fatto tanti gol, che bello. Fra, isto con un sacco di gol, è super sportiva, gioca anche a padel. Ah, che bello, chi se ne importa che puzza un po', no? Ma a te che tipo di sport ti piace? Il basket. Ah, io non lo so fare. Un giorno potremo farlo insieme. Insieme? Va bene, ok, ti insegnerò sì, un po' magari. Come si palleggia, un po' un tiro da tre. Ok, quindi ti aspetto al campo, ciao. Adesso? Adesso al campo. A me piace il baseball. Vabbè, non fa niente. Quindi andrei a giocare a basket con Jasmine? Mi sa proprio di sì. Vuole che le insegno come si gioca a basket? In realtà non l'ha tanto detto, però vabbè. Jasmine ci sta provando veramente con me. Devo pensare a qualcosa di... Ho un'idea. Ora io proverò a fidanzarmi con Jasmine. Così poi Dani si ingelosirà, lascerà Robby e poi Dani sarà solamente mia. Jasmine! Robby, sento che sta accadendo una cosa bellissima, sì, super romantica. Ma che dici? Sì, ora vedrai, sono emozionata, non vedo l'ora. Jasmine, vieni con me. Ragazzi, devo dirvi una cosa importante, devo fare un annuncio importantissimo. Dani, ci sei? Guardami. Allora. Un annuncio? Sì, ci sono, dimmi pure. Perché vuoi che Dani ti ascolti e non hai detto anche Robby? Non lo so, è molto interessato che io ascolti questa cosa. Vabbè, ascoltiamo. Mi serve che Dani ascolti quello che ho da dire, perché deve ingelosirsi. Sono un po' emozionato, ho un annuncio importantissimo da fare. Jasmine, è da tanto che te lo volevo dire. Jasmine, questo è per te. Oddio! Dimmi, Franci! Non ci credo! Sta
sta per succedere davvero! Ho avuto modo di pensarci, di rifletterci. Sei intelligente, sei sportiva, hai degli occhi fantastici, dei capelli bellissimi! Jasmine, vuoi fidanzarti con me? Sì, sì, devi fare! Oh! Ah, sì, io lo sapevo! Robby, sei contentissimo, vero? Jasmine! Robby! La mia Jasmine! Cosa? Lo so, ti stai emozionando! Anche a me è piaciuta tantissimo questa cosa! Alla fine me l'ha rubata!